Milano e Brescia sono sempre più vicine grazie al matrimonio strutturale tra le due nuove arterie in corso di realizzazione, la TEM, tangenziale esterna est di Milano, e la Brebemi, Brescia-Bergamo-Milano. In pratica, le due autostrade, che complessivamente valgono circa 4,3 miliardi di euro, compresi gli oneri finanziari, sono finalmente interconnesse grazie all'aggancio di un cavalcavia di 200 metri di lunghezza che ha sigillato l'Unione. Continuano quindi a passo veloce le due opere da consegnare prima dell'Expo. Proseguono i lavori nei tempi previsti proprio per poter completare l'opera in tempo per Expo, questo è l'obiettivo che ci siamo dati, ma accanto ai cantieri c'è anche un grande lavoro per costruire la chiusura del finanziamento globale che metterà in sicurezza totale l'opera. Ecco quindi un lavoro incessante che è andato avanti anche ad agosto e che stiamo proseguendo in questi giorni proprio per poter definire tutto. Per realizzare opere di questa portata sono necessari finanziamenti importanti. Un ruolo fondamentale in questo senso lo riveste la BEI, la Banca Europea per gli Investimenti, che proprio oggi, ha sottolineato Stefano Maullo, AD di TEM, è arrivata in cantiere per visionare lo stato d'avanzamento dei lavori. Siamo certi che anche la tradizionale cautela che sta accompagnando BEI, quindi la Banca Europea degli Investimenti, per poterci accompagnare nel closing finanziario, sarà ripagata grazie allo sforzo che tutta l'azienda sta mettendo in campo insieme alle istituzioni lombarde e al governo. Ma i tempi sono stretti perché bisogna concludere l'accordo con gli istituti finanziari entro la fine dell'anno, altrimenti verrà meno il finanziamento da 330 milioni di euro del decreto del fare, voluto dal governo Letta.